In questo breve video tutorial vedremo come accedere alla pagina del progetto Xanadu e come postare il commento ai libri o al libro che abbiamo letto. Prima di tutto, per accedere al sito del progetto Xanadu è sufficiente digitare nella stringa di ricerca di Google progetto Xanadu 2016. Il primo risultato è quello che ci interessa, clicchiamo su progettoxanadu.it. A questo punto clicchiamo su Scuole Superiori. Questa è la schermata principale che ci interessa. Abbiamo le linee della metropolitana. A ciascuna linea, a ciascun colore, come sappiamo, corrisponde un tema. All'interno di ciascuna linea c'è una selezione di libri. Tra questi può essere il libro che abbiamo letto. Supponiamo di aver scelto la linea blu. Clicchiamo sulla linea blu. A questo punto ci appaiono tutti i romanzi, i libri che sono stati inseriti in questo tema. Supponiamo di aver letto, per esempio, Aidan Chambers, Ora che so, e vogliamo postare il nostro commento. Clicchiamo sul libro. Scorrendo in basso appare la sigla, appare l'indicazione aggiungi il tuo commento. Per effettuare il login e postare il commento è sufficiente digitare la password. La password è CAROT, O maiuscolo, N minuscolo, E 11, chiocciola, trattino alto. Effettuiamo il login. Ovviamente la password non va mai salvata. A questo punto abbiamo effettuato l'accesso, scendiamo in basso, scorriamo in basso, selezioniamo la classe, per esempio prima superiore, inseriamo il nome della sezione usando numeri e lettere senza spazi, per esempio prima C. A questo punto inseriamo i nostri commenti. Se ti è piaciuta la tua storia, scrivi qualche riga per promuoverla oppure per stroncarla, qualche riga. La musica che metteresti come colonna sonora, inventa un titolo, la frase che mi è piaciuta di più, cosa pensi della copertina, vuoi mandare un messaggio all'editore che l'ha scelta? Inventa una riga come fascetta pubblicitaria del libro. Il tuo nome, metti il nickname che apparirà online, quindi io posso scegliere il nome ma anche il nickname che apparirà fruibile, apparirà accessibile a tutti, tutti potranno leggerlo. Poi devo mettere un voto al libro, una stella orribile, 2 abbastanza brutta, 3 media, 4 stelle bella, 5 stelle perfette, poi clicco invia il tuo commento. Dopo aver inviato il commento, clicco su Esco e sono fuori da Xanadu.